In questo numero, emergenza coronavirus in Toscana, 22 ospedali Covid per fronteggiare l'epidemia, riorganizzazione delle strutture ospedaliere del servizio sanitario regionale. La ricetta medica si stampa in farmacia. Per evitare gli affollamenti negli ambulatori non è più necessario andare dal medico di famiglia a ritirarla. E la Toscana si autoproduce le mascherine, in distribuzione ogni giorno migliaia di mascherine made in Toscana, un vademecum per utilizzarle. Ridotto il servizio di trasporto pubblico locale, garantiti però i collegamenti con gli ospedali e in tre fasce orarie di maggiore utilità. La Toscana è pronta per gli aiuti alle imprese. Al centro dei provvedimenti la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese, anche con meno di 5 addetti. La Regione Toscana, di fronte al diffondersi dell'epidemia di coronavirus Covid-19, ha emanato una serie di misure in ambito sanitario, sociale e dei servizi per fronteggiare l'emergenza. Per fare fronte ad un eventuale picco di persone contagiate, la Regione ha riorganizzato il servizio sanitario regionale attraverso la creazione di 22 ospedali Covid, dotati di terapia intensiva, a cui si sono affiancati nuovi reparti bolla di terapia subintensiva e di medio-alta intensità. L'obiettivo è creare dai 2.000 ai 3.000 posti letto dedicati ai pazienti infettati dal coronavirus. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, in un videomessaggio su Facebook, ha spiegato come il sistema sanitario regionale sta lavorando per contrastare il contagio del coronavirus che dalla Lombardia si è esteso alle altre regioni italiane. Per attivare in 10 giorni più di 200 posti letto di terapia intensiva in Toscana, il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato che saranno rimessi in funzione alcuni reparti negli ospedali dismessi o parzialmente in disuso come quelli di Lucca, di Massa, di Carrara e del vecchio Santa Chiara di Pisa. I nuovi posti di terapia intensiva si aggiungono ai 447 che con i nuovi ospedali di Lucca, Massa, Pistoia e Prato erano già aumentati del 30%. La Regione ha inoltre richiesto alla Protezione Civile Nazionale altri 300 ventilatori polmonari. Negli ospedali della Toscana viene impiegato il tocilizumab, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide e che è in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti da coronavirus. La Regione Toscana ha accettato l'offerta che l'amministratore delegato della Roche ha rivolto a tutte le regioni. Nella prima fase le confezioni richieste in Toscana sono state 164 e i casi autorizzati all'impiego sono i 61 seguenti per gli ospedali di Arezzo, Lucca, Livorno, Careggi, Pisa, Grosseto, Empoli e Siena. Per rendere gli ambulatori meno affollati non è più necessario recarsi dal medico per ritirare una ricetta. La copia si può stampare direttamente in farmacia. Il medico e il pediatra di famiglia invieranno il numero della ricetta per SMS ad ogni paziente e quest'ultimo dovrà consegnarlo al farmacista insieme alla tessera sanitaria. Tutto qui. La Regione Toscana distribuisce ogni giorno migliaia di mascherine prodotte sul territorio regionale. Come spiegato dal presidente Rossi, si tratta di mascherine in tessuto non tessuto a triplo strato e con elastico, già testate dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze. La Regione Toscana sta predisponendo assieme agli esperti dell'unità di crisi un vademecum per l'uso corretto delle mascherine.
La Regione Toscana ha siglato un accordo con i gestori di hotel e agriturismi attualmente vuoti per ospitare fino a 2.000 persone affette da coronavirus ma con sintomi lievi o in via di guarigione. Viene così garantita una situazione di isolamento e cura, liberando posti letto negli ospedali ed evitando di far tornare a casa i pazienti fino a quando non risultano del tutto negativi al tampone. Un'ordinanza del presidente Rossi ha disposto la chiusura temporanea fino al 3 aprile delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili, i cosiddetti centri diurni. Il provvedimento adottato dopo un confronto con i gestori e i sindacati risponde alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, soprattutto per la popolazione più fragile ed esposta al rischio di contagio del Covid-19, come anziani e disabili. La Regione, per aiutare le persone più fragili e le loro famiglie, ha assegnato 3 milioni di euro alle ASL per attivare, in collaborazione con le associazioni del terzo settore, il servizio di consegna della spesa a domicilio, valido per anziani, disabili e tutte le persone che vivono sole, con problemi di salute e non possono contare sull'aiuto dei familiari. A seguito dei provvedimenti emanati dal governo per contenere l'epidemia, i pendolari sono diminuiti dell'80%. Il presidente della regione ha firmato un'ordinanza in cui dispone che le aziende di trasporto pubblico locale possano riprogrammare il servizio, garantendo però i collegamenti per gli ospedali e le fasce orarie dalle 6.30 alle 9.30, dalle 12 alle 15.30, dalle 17.30 alle 19. Sui bus deve essere rispettata la distanza di sicurezza di un metro fra passeggeri e fra passeggeri e conducente ed è sospesa la vendita a bordo di biglietti di corsa semplice. I taxi dovranno effettuare operazioni di pulizia e sanificazione ad ogni cambio turno e gli operatori dei noleggi con conducente ad ogni prestazione o viaggio. La Regione è pronta a emanare provvedimenti specifici per lavoratori e imprese in applicazione del decreto legge del Governo finalizzato a mantenere la continuità produttiva e occupazionale. Al centro del provvedimento ci sono gli ammortizzatori sociali in deroga, che potranno essere richiesti da tutti i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, anche con meno di 5 dipendenti. Come ha spiegato l'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco, la cassa in deroga riguarderà i lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per gli effetti diretti e indiretti dell'epidemia Covid-19.